Cominciamo con la 1, è il nostro primo prodotto 8 pollici. Monta un processore quad core di MediaTek da 1.2 GHz. Rispetto al modello che abbiamo attualmente sul mercato, 7 pollici, abbiamo anche ridisegnato la scocca con delle linee più pure ed essenziali. Il pannello, le cui dimensioni reali sono 7,9, monta una, diciamo, disponibile con tecnologia IPS, quindi consente un ampio angolo di visione. Per quanto riguarda la dotazione multimediale, abbiamo una fotocamera frontale VGA per le conference call, più una fotocamera posteriore da 5 megapixel che è in grado di registrare anche in Full HD, video in Full HD che è possibile poi visionare su TV in alta definizione attraverso l'uscita HDMI. Le foto invece è possibile sfruttarle per esempio con un'applicazione integrata e sviluppata da Acer che si chiama Life Image e che consente di creare in semplici mosse un proprio fotoblog personale e di pubblicarlo poi sui principali social network. Il peso totale del dispositivo è di 410 grammi, quindi estremamente leggero. È prevista una versione iniziale di 8 GB con la possibilità di espandere la memoria attraverso l'alloggiamento micro SD. Il prezzo al pubblico di questo prodotto è di 169 euro e sarà disponibile a inizio giugno, mentre nella seconda, verso l'estate verrà lanciata anche la versione con connettività 3G a 42 mega di capacità di download ad un prezzo di 219 euro. Il fratello più piccolo è un 7 pollici, evoluzione di un prodotto che abbiamo già lanciato sul mercato con lo stesso nome, ma con un design completamente rinnovato e che segue la stessa linea lanciata dall'8 pollici. Abbiamo aumentato la memoria RAM portandola fino a 1 GB, in modo tale da poter usufruire anche dei prossimi aggiornamenti di Android. È rimasta la fotocamera frontale VGA, il processore nella versione Wi-Fi è un dual core sempre di MediaTek, mentre nella versione 3G che uscirà un mese e mezzo dopo sarà un upgrade alla versione quad core sempre di MediaTek. Questo è un prodotto che uscirà nella seconda metà di giugno a un prezzo al pubblico indicato di 129 euro.